e bentornati in questo nuovo video sullo farm. Siamo qui oggi con la Vicidra. Siamo su un video molto molto importante. Non è un video vlog perché anche se da tanto che non lo faccio non me ne frega, ma era un video per gli iscritti ricambi. Per quale motivo? Eccola. Sotto i miei commenti come sempre lasciate gli iscritti ricambi, rimanendo attivi ovviamente. Io vado a iscrivermi perché ovviamente mi dispiace. Poi iscritti in cambio non si fa tanto per avere iscritti, ma si fa per arrivare al traguardo. E io non lo faccio quasi mai, ma visto che non faccio tutti i commenti non vado neanche a perdere tempo. Scrivo ok, mi iscrivo, rimango attivo e basta, ovviamente commentando. Questo video con iscritto in cambio per dirvi lo potete fare ragazzi, ovviamente. Più lo fate meglio, sono contento perché non che andare io a scrivere nei canali, trovarlo se è iscritto in cambio, cioè, poi non mi piace neanche farlo. Ovviamente dovete rimanere attivi e se non lo so, ora non lo so, però non lo so se incomincio delle sponsorizzazioni. Se lo so, non lo so, allora, lo so, non lo so. Sponsorizzazioni. Cazzo sai. Allora, te ti iscrivi, rimani attivi con i commenti, con i like. Magari a qualche tuo amico lo dici vai a vedere questo video, mi piace, iscriviti, se ti va. Però devi rimanere attivo, non è che io ti sponsorizzo e ti disiscrivi, se no faccio lo stesso, ti iscrivo dal tuo canale e io cancello la sponsorizzazione. Non ho problemi. Farò tre sponsorizzazioni a settimana, non lo so quando. Sotto i commenti iscrivetevi. Tanto iscritto ricambi, però rimanendo attivo ovviamente, se no non mi iscrivo. Poi hashtag sponsorizzazione per chi vuole essere sponsorizzato. Però, però quando voi scrivete hashtag sponsorizzazione, dovete, io vi commento, vi scrivo te sarai sponsorizzato, te sarai sponsorizzato per tre volte, tre persone. Sì. E però ci scrivo anche in questo messaggio, però dovrai rimanere attivo se non ti sponsorizzo, ok? Ma non solo per un video. No, devo prendere nota, sennò è un casino. No, perché scusa, tu vorresti dire che ci ricavi qualcosa negli iscritti ricambi? Cioè, ci ricavi qualcosa a livello di views e a livello di soldi anche magari. È solamente un modo per collaborare. Perché? Vi spiego perché. Anche Skidder l'ha fatto, infatti ha preso spunto. Non è che io lo sto copiando a Skidder, la gente può pensare chi è? Fare, ma io l'ultima cosa che farei è copiare uno youtuber tra virgolette amico, perché ok, ci siamo sentiti una volta, comunque privacy anche quella. Certo. Non è che copio Skidder, è una cosa un po' funky. Se non mi ricordo. In tanti lo fanno, non è che solo loro hanno cominciato. Non avevo dubbi, ne ho tanti nel repertorio della rubrica. Facciamo iscritto ricambio, sponsorizziamo, ripetiamo, perché è perché? Della, come sapete YouTube adesso non mandi feed e ciò di questo mi sono accorto. Perché? Scusa, tu fai iscritto ricambi perché YouTube non mandi feed? Ma che cazzo c'entra? Ok, ci siamo, certo, capito. Va bene. Però ragazzi c'è un problema. Io ora sono a 250 iscritti, 240, 250, non so quanti sono di preciso. Non è che sono un calcolatore, però sai qual è il problema ragazzi? Io faccio 30 views al video. Allora. Tu adesso quando avevi 50 iscritti facevi 400, 300 views. Perché facevi gli iscritto ricambi? Per crescere. Ora che ne hai 400, no, ne hai 250, fai 30 views, è perché quegli altri hanno ottenuto l'iscritto ricambi e adesso non ti cagano più. Ecco, allora l'hai preso nel culo. È che YouTube, il suo feed, i suoi cavoli di feed, non li manda, quindi io delle volte... Accidenti YouTube, non mandi il feed! Non mandi il feed! Anche nel mio canale ho youtuber fallito in partenza che fa 2000 visualizzazioni e Serious Sam fa 20 visualizzazioni. È colpa dei feed oppure perché i gameplay li dobbiamo fare solo per passione perché non sono ormai una cosa che va di moda? E fatevi due domande, cazzo ragazzi. Quando fate certi video dovete essere anche... consenzienti che quella serie ve la seguiranno in pochi. Se
partite con questa etica, voi di video potete fare quelli che volete, quelli che volete. Nessuno vi obbliga a fare dei video che fanno solo delle grandi views. Non serve un cazzo, voi i video li dovete fare per hobby, per passione. Non li dovete fare per le quelle cazzo di views. Vi condizionate il canale, vi condizionate. Dovete fare per forza quello che vogliono gli altri, ma sto cazzo. Fate piuttosto delle rubriche che se vanno bene, se non vanno tanto, le potete sospendere quando volete. Ma il vostro canale fatelo rimanere quello che, per cui è nato, per i gameplay. Poi se nessuno ve li caga, chi se ne frega, lo fate per voi stessi, non lo fate per gli altri. Il canale deve essere principalmente per voi stessi, dopo è per gli altri. Se il canale lo aprite solo per gli altri, lo chiudete anche alla svelta. Infatti mi viene, Dio, ma perché faccio video se poi YouTube non mi manda neanche feed alle altre persone? Perché io ho 250 persone iscritte al mio canale che magari vogliono vedere il mio video, ma questo è inattivo. E molto probabilmente, come faccio io non vado a scrivere magari... Mi viene, se non mi viene la feed di Ciccio Gamer, io non lo vado a vedere Ciccio Gamer. Se non mi viene la feed, non è che posso stare Ciccio Gamer. Cioè, mi viene la feed, lo guardo. Se non mi viene, non lo guardo. Scusate, ma la feed è una malattia. I feed, non la feed. Se cazzo sembra una malattia, porca miseria. Cioè, ho preso la feed, mamma. Ho preso la feed, c'ho un mal di testa, c'ho la feed. Ma dai, ma per favore. I feed arrivano. Anche a me arrivano, ma come ho detto anche con la tana di Mr. X tempo fa, io di tuoi video guardo quelli che mi interessano, quelli che non mi interessano, mi dispiace ma li salto, i feed mi arrivano e come, anche sul cellulare mi arriva il feed, Project Beltway ha caricato questo determinato video, Robo Joker ha caricato questo video, Giugiola ha caricato questo video. Per questo io non mi perdo mai un video degli youtuber che preferisco, perché i feed arrivano. Se un video non mi piace, non mi venire neanche a chiedere perché non l'ho guardato, perché io non te lo verrò mai a chiedere perché tu non hai guardato il mio video, perché è palese che tu non lo hai guardato perché non ti interessa. Ed è giusto che sia così, perché il fatto che tu non ricevi visualizzazioni ti fa capire che cosa stai facendo di giusto e cosa stai facendo di sbagliato. Poi sta a te se vuoi continuare a fare quella serie perché ti piace, per passione farlo, oppure interromperlo perché non, proprio non fa visualizzazioni. Se non metabolizzi questa cosa, tu su YouTube vivrai sempre male, sempre male. Non lo fanno lo stesso. Spero che questo video non mi arrivare a tante views, ciò vuol dire che voi l'avete guardato. Ho scritto Riambi e hashtag sponsorizzazione solo a voi tre, di questo canale, potete sponsorizzare. Rimanete attivi, iscrivetevi a questo al mio canale, ovviamente come ho detto tutte le scalette di cioè, hashtag sponsorizzazione. Scalette di Dio, cazzo! Ovviamente iscriversi e poi basta, amici. E basta ragazzi, solo questo. Amici e basta. Questo... Oh, ma mica sono andato morosa, eh. Se vi è piaciuto tanti like, tanti commenti. Speriamo che questo faccia tanto views, non perché io ci guadagno soldi, ma solo vuol dire che voi l'avete visto. Lo sto fando. Bella ragazzi. Sempre i soliti discorsi. Pollice in giù, ti ho dato una views. Sii orgoglioso almeno di quella, perché da me non otterrai altro.